Il Lanciano Forum di Castel Raimondo è stato il teatro dell'iniziativa Unica Montagna, che fornisce un brand ombrello alle aree interne, aree piene di genuinità, manualità e storia che ben coesistono con ricerca e innovazione. Unica Montagna, ricordiamo, è un progetto sviluppato da 7 realtà economiche del territorio, con l'Università di Camerino nel ruolo di partner scientifico e ammesso a finanziamento nell'ambito dei fondi FESR, Marche del programma operativo regionale 2014-2020 nell'asse 3 azione 8.1. Ha come obiettivo finale quello di avere un territorio montano che possa essere di supporto, sostegno, di aiuto anche alle aree di costa, anche alle aree costiere, perché crediamo che non può esistere una regione come la nostra dove aree costiere e aree montane non si parlano, non parlano lo stesso linguaggio. Ecco, noi possiamo con i nostri studi, con le nostre analisi, con il nostro lavoro fatto da ricercatori, possiamo valorizzare quel prodotto che artigiani o diciamo imprenditori in questi territori ha fatto diventare un simbolo, e possiamo così cambiare l'economia anche dei nostri paesi, delle nostre realtà locali. L'iniziativa quest'anno si è svolta in modalità mista, con tanti spettatori online, quasi 2000 i contatti, ed è stata condotta dal giornalista del TG5 Gioacchino Bonsignore, un vero e proprio habitué dei nostri territori. Diciamo, sono state tirate un po' le somme di tutto quello che è questo progetto che riguarda quest'ampia zona delle Marche, diciamo un po' forse dimenticata negli ultimi anni, che ha bisogno di essere valorizzata nuovamente. Chiaramente il motore del progetto è l'Università di Camerino, questo ci dice, ci dà garanzie su quello che saranno le prospettive future, ed è stata la vigilia di questa magnifica infiorata. Io sono sicuro che sarà l'infiorata più frequentata di sempre. Come ha anticipato Bonsignore, Unica Montagna è stata l'anteprima ufficiale della due giorni di Infiorata di Castel Raimondo, evento del Grand Tour delle Marche, voluta fortemente dall'amministrazione Marinelli. Sì, abbiamo voluto non perdere la manifestazione, è una tradizione. Quindi ci siamo impegnati per trovare in questo momento una modalità di poterla fare ugualmente. Come si svolgerà l'Infiorata 2020 a Castel Raimondo? Sarà una passeggiata. Sarà una passeggiata tra le bellezze di Castel Raimondo per riscoprire il territorio di Castel Raimondo. In che senso? Ci saranno 22 quadri, ma questi 22 quadri saranno dislocati in posizioni diverse, quindi non saranno i tappeti fioriti lungo Corso Italia, ma ci sarà una piantina. E quindi il visitatore potrà scoprire dove trovare i quadri passeggiando nel comune di Castel Raimondo. Quindi diversa, ma pur sempre l'infiorata di Castel Raimondo. Proprio in occasione dell'infiorata, un partner storico del Grand Tour delle Marche e di tipicità, Banca Mediolanum, ha organizzato una bella iniziativa collaterale. Abbiamo pensato di affiancare un personaggio di fama mondiale in un evento che sarà anche questo un evento digitale. Parliamo dell'architetto Mario Cucinella, ed è un architetto che fa della sostenibilità e dell'attenzione al territorio una sua come prerogativa fondamentale, e daremo la possibilità a tutti di poter riflettere su questo anche nuovo modo di vivere, anche l'abitare, anche come motivo di crescita e di ripartenza di tutta l'economia, non solo del territorio ma anche economia nazionale. Tornando ad Unica Montagna, come detto, tante le aziende protagoniste, un laboratorio importante al servizio delle imprese con l'obiettivo di creare un futuro a queste aree che altrimenti rimarrebbero nell'oblio. Tutti i presupposti per costruire un futuro valido, e oggi Unica Montagna fa da anteprima all'infiorata di Castel Raimondo, in quanto poi si svolge nel suo territorio. Questo anche a dimostrare come certi valori possono coesistere. Modalità mista anche per la degustazione di verdicchio, con il degustatore professionale Pierpaolo Rastelli collegato da remoto, mentre al Lanciano Forum Bonsignore dialogava con il presidente di Cantine Belisario, Antonio Centocanti. La ristorazione,
il fatto che la gente non può girare, non può venire nei nostri punti vendita, diciamo che ci ha un po', diciamo così, messo un po' in ginocchio, anche perché poi nel frattempo dobbiamo portare avanti i nostri vigneti, dobbiamo comunque sostenere le spese e diciamo che la macchina non si può fermare, e dunque diciamo che è un momento molto particolare. Siamo assolutamente fiduciosi, siamo molto preoccupati, ma siamo fiduciosi per il futuro, perché il nostro prodotto, il Matelica, il verdicchio di Matelica, sta avendo sempre maggiore riscontro sui mercati. Purtroppo è una crisi non italiana ma è mondiale, dunque tutto il mondo è fermo. Ma ecco, confidiamo che quello che abbiamo seminato in un futuro anche abbastanza breve, secondo noi, ci riporterà insomma a essere presenti sui mercati di tutto il mondo. Chiudiamo questo speciale intervistando i responsabili di due aziende simbolo di tutto il progetto, un progetto che può mettere a contatto una multinazionale ed una piccola azienda di Matelica. Una delle regioni con le quali abbiamo spesso a che fare per il collaudo e test di macchinari di prodotti di eccellenza è la regione Marche. Esiste quindi una specie di liaison nel nostro pattern produttivo italiano e quindi anche la nostra attività, che vede chiaramente le regioni del nord-est dove siamo ubicati, Verona, città bellissima ovviamente, e insieme alla Lombardia, all'Emilia-Romagna, e dopodiché andiamo nel baricentro delle Marche. Allora, è un progetto molto interessante perché in realtà riflette la dinamicità della popolazione italiana, della cultura e delle capacità di far fronte sempre alle emergenze, di innovare, e credo che questo concetto di innovazione è assolutamente cruciale e fondamentale. Produciamo etichette in bovina, aziende cosmetiche, enologiche, casalinghi, packaging, soprattutto cosmetiche. Ultimamente abbiamo aperto un progetto nuovo per il contatto alimentare da delivery e da takeaway, con un design naturalmente particolare, avendo un studio grafico interno, e li progettiamo e li creiamo completamente da zero, con cartoni a fibre vegetali, ecologici e riciclabili. È l'unica associazione, l'unica fiera che è in grado di mettere in contatto aziende che possono fare creare sinergia tra di loro, in modo da essere più forti sul mercato e quindi appetire più clienti possibile.